Ciao bambini, volevo fare un brevissimo, velocissimo annuncio. A parte che non sapevo che questo sarebbe stato un attacco d'arte, più una cosa che ho fatto per me, ma ho deciso di trasformarlo in un attacco d'arte. Non so se avrete notato la quantità di video che è diminuita drasticamente nel canale, un po' perché la molle lavorativa è aumentata e quindi faccio fatica a star dietro a tutto. Quindi ho dovuto chiedere aiuto. Questo video, come molti altri, lo ha editato Kisuko. È un ragazzo che mi segue e che conosco ormai da quando ho 200 iscritti. 200. Facevo live di Dark Souls con 12 persone all'epoca. Qualche volta, in casi di emergenza, ci aiuterà anche Dani, l'editor di Sabrina. Quindi lasciate un commento salutando Kisuko e dandogli coraggio per i prossimi video. Ehi. Ciao carissimi, questo è Electric. Siamo dispersi qui in questo spazio siderale profondo per parlare di una cosa. Ovvero che... Ah, giusto. Devo spegnere l'aria, se no si sente un macello. E quindi morirò di caldo, evviva! E questa gag col green screen già mi ha rotto le pippe. Vi devo far vedere una cosa che ho preso fondamentalmente per mio figlio, per me e mio figlio. Sono stato recentemente in Giappone, come saprete, e durante le mie serate solitarie sono andato spesso nella sala giochi. Mi sono così ritrovato a giocare con le macchinone, gli arcade, a picchiaduro e altro. È nata in me ovviamente una forte nostalgia che volevo far provare a Topi. Di conseguenza ho preso questo coso mostruoso, questo coso qui... Non ve lo sareste mai aspettato, vero? Una stupidaggine del genere al vostro zio pelo di quartiere. Questo coso simpatico è un joystickone, serve per giocare, quello che fate voi giovani. E anch'io sono giovane, ok? Quindi anch'io gioco. Questa si è rivelata essere in realtà una scelta alquanto folle, perché mi sono ritrovato io a giocare infinite ore con questo coso, non tanto mio figlio. Doveva essere per mio figlio, per noi, invece è diventato un'arma di distruzione nei giochi picchiaduro 2D. Non ho mai amato i giochi picchiaduro in generale, fondamentalmente perché di solito sono intimidatori, possono sembrare difficili e quando vai online ti prendono sculacciate. E nei giochi picchiaduro non c'è razzismo, non c'è pregiudizio, non importa che tu sia nero, bianco, gay, ti prenderanno sculacciate comunque. Parità dei sessi, quello che ti pare, sculacciate per tutti. Però da quando ho preso questo a fare, ho notato delle cose, per esempio che non mi fa più male il pollice in modo da volerlo amputare dopo aver giocato un picchiaduro. Un'altra cosa per cui odiavo i picchiaduro è perché non facevano quello che dicevo io e tante volte mi sentivo, sono io lo stupido o cosa? In realtà non sempre, perché le freccette direzionali di un joystick sono un unico corpo, quindi quando io premo qua, se premo un po' più a sinistra, mi prende anche l'input a sinistra e destra e magari io non lo voglio, ma nella foga dell'azione. Immetti input che non vuoi appunto immettere. Con questo invece gli input sono 8. C'è l'input diagonale giù. E si sente proprio il click. Questo è giù, diagonale giù, destra. Sentite il click? Ogni click è una direzione. Ed è per quello che i giapponesi poi quando vanno a fare i tornei epici di Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, quello che ti pare, vanno in giro con questi affari, se li piazzano sulle gambe, distruggono il prossimo. E ho quindi ritrovato la gioia in questi giochi qui, perché adesso le cose che voglio fare accadono! Accadono sul serio! What? Magari voi che state vedendo siete troppo giovani per capirlo, ma anche il valore nostalgico di questa cosa per me quasi trentenne è serio. This is my jam! This is my marmellata! Perché marmellata vuol dire jam, no? Quando uno dice this is my jam, vuol dire che tu stai dicendo questa è la mia marmellata. E quello che voglio fare adesso con questo coso, visto che mi sta piacendo tanto, è personalizzarlo. E c'ho dei tastini colorati da mettere su quei brutti rossi così monotoni e normali che sono. E poi c'è questa stampa qua che a quanto pare, ho capito, si può staccare questa roba, aprirla da sotto un macello e cambiare la stampa, la grafica. E io sono o non sono un disegnatore, posso mettere il disegno che mi pare qui, giusto? E posso metterci anche questi simboli qua che dicono i tasti, quello che diavolo mi pare, giusto? Ed è quello che farò oggi insieme a voi. Sì, ti sto trascinando, che tu lo voglia o meno. Non skippare, non andare a vedere un altro video. Rimani con me, ti prego. Innanzitutto, la prima cosa da fare è trovare il template.
di questo affare qui su Forushap su internet, come dicono i giovani, internet, web. Andiamo on the line, baby. Qui c'è un video. Hey guys, okay. Questo Spider-Man ha una voglia di vivere infinita. Qui lui ha una 3 già pronto. Ok, l'abbiamo scaricato. Lo aprirò su Illustrator anziché Photoshop perché mi dà un senso maggiore della misura. Cane. Ciao a tutti, ciao! A few minutes later. Ok, quindi qui l'abbiamo aperto con Illustrator. Adesso mi ci metto io al lavoro così che per voi sia bello accelerato e non vi rompete le balle e non schippate, perché adesso sarà accompagnato da musichetta. Tutto velocizzato, quindi non skippate. Campanella, eh? Accendi la campanella! Ok, bentornati, siamo qui, per voi sarà passato un anno secondo, per me 2-3 giorni. Siamo alla casa sul mare, in una location sconosciuta, per voi almeno, in cui finalmente andremo a montare questo attrezzo qui. L'ho stampato, due versioni diverse, di grammatura diversa, così se uno non dovesse funzionare, funzionerà l'altro. Se non dovesse funzionare nessuno dei due, ci attacchiamo al ceppo. Iniziamo con il ritagliare questo coso. Prego, spettatori, seguitemi. Siamo arrivati. Adesso io lo smonto per montare i tasti e questo affare qua. Eccolo. Ah, io qui sto improvvisando, io non ho la più pallida di cosa sto per fare. Suppongo che debba staccare questi ciaffi. Non si staccano così facilmente, ho paura di far danni. Ma questo utilizza le pinze, io non ho le pinze. Quindi devo farlo di cattiveria con le mie dita potenti. Ah! È impossibile, mi servono delle pinze. Beh, bel rumore. Jesus. Ti prego, parti, perché sennò io sono in difficoltà. Parti! Parti! Ok, ok, ci siamo. Adesso si spingono. Oh, ma tu pensa a te. 1, 2, 3, 4, 5. So contare 6 e 7 e 8. Ci sono solo 6, quindi due rossi scuri rimarranno, che penso che saranno i due esterni qua. Y sarebbe la A, A rosso. X sarebbe la B medium. Questa parte va tagliata. Così te lo ricorderai. Invece questa non la taglio. Devo capire a che gioco dare la priorità per quanto riguarda lo switch. E l'area di inquadro. E ti ci metto.
posso inquadrare? Certo. No, Francesca. Ciao! No, di questo stavo a tirare. Ma non puoi ricattarmi in nessun modo. No? Sì. Va bene. Ti sembra che non ti posso ricattare in alcun modo. Come puoi mi ricatti? Dai, che lo voglio mettere in video la minaccia no, di ricatto. No, ci penserò. Se io metto rosso, blu, verde e giallo. Allora, quindi se io utilizzo il layout di Blades Blue Central Fiction, che è un gioco che stiamo giocando con Topi, questo ha senso, perché almeno tu lo riconosci con i colori. Invece in quest'altro gioco, sempre della Blades Blue, che è il più nuovo, Cross Tag son cavolo, i colori sono strani, usano il viola, qualcosa. Allora uno si può confondere anche lì, quindi io lo lascerei così, come Central Fiction, e poi uno se li impara gli altri. Siamo pronti, baby? Cioè, volete mettere? Questo è scritto Universal Arcade Fighting, ma vaffanculo. Ok, la parte noiosa del rimettere qui ve la faccio scampare. Signori, momento della verità. Ho appena realizzato che forse era meglio non chiuderla e riavvitare tutto prima di testarla, perché se non funziona, ho collegato male qualche cavo, devo rismontarla. Ma guardate che bellezza adesso. La sua... Attenzione. Fuck, ho cambiato tutti i tasti di nuovo. What? Signore, a funzionare funziona. E anche bene. Che bello, è bello, quindi secondo me è un gran successo questa cosa. Adesso per sicurezza estrema lo testo anche al computer. Franci, guarda che disastro hai fatto qui, guarda. Io? Guarda, guarda, inquadra, no? Inquadra, guarda il disastro che hai fatto. Sì, chi stava scrivendo qui? Tu, scrivendo cosa? Facendo i compiti? No, organizzando i compiti. Perché è una scusa per dire non faccio i compiti, ma faccio finta di fare qualcosa di utile. Belli i miei stickers, eh? Lo so, lo so. Ho preso in Japan! Cazzato forte! Ok, sembra che anche per il PC funzioni a dovere. Guarda. Ehi, ardai con queste fiamme. A casa. A casa, ho detto. Signori, ed è così che si conclude la nostra avventura. Questo attrezzo qui mi sembra un ottimo risultato, mi sembra bellissimo. Un ringraziamento alla nostra camera girl. La nostra camera girl. Ciao. Che ci avrà il suo canale YouTube sulle challenge un giorno. È il suo sogno, il suo dream della vita. Comunque, ci vediamo presto, signori. Grazie di essere stati con me. Spero che vi siate divertiti. E se volete vedere altri video del genere in cui creo cose che non interessa a nessuno, fatemi sapere, bella. Ah. Adesso tu devi dire che qui appariranno dei video, tipo qui, che possono cliccare. Cliccate. Oppure iscrivetevi. Iscrivetevi. Ma soprattutto accendete. Un po', dai, su. No, la campanella. La campanella, sì, vai. Campanella. È very important campanella. Very important bell, people.